effetto. Quello su cui sto lavorando è cercare di dimensionare i bisogni, da lì si torna indietro. Però nel tornare indietro ci sono le tasse, ma ci sono, ripeto, poi il mio cavallo di battaglia e la capacità di attivare anche altre risorse. Quindi non può, sarebbe sbagliato dirlo adesso, rispondere adesso su questo. Lei crede che la vittoria di Sagrestani e Marino Balzani è più facile della vita di questa elezione? Non sono in grado di vincere quel giorno? No, non vorrei dire, non mi spingerei a dire questo, direi che credo che si dovrebbe fare più preoccupato se dicessi. Lui è fotografo, fa tutti i conti, ma non solo ora del reporter di zona 4. I lavori sono terminati, non l'ha fatto perché Expo non ha mai chiesto ad Arexpo i soldi per la spesa. Sembrerebbe quasi. Perché c'è un contratto tra Expo e Arexpo che è deputato, si può vedere che regola preventivamente il quanto prodotto. Voi sapete, quello che noi. Il contratto dice anche che noi dovremmo ricevere da Arezzo 75 milioni da adesso in poi, che sono figli delle infrastrutture che lasceremo e dei costi che abbiamo sostenuto. Quindi noi non si parte, è un dovere di Arezzo. Però Arezzo non ha mai chiesto. Se lei legge il contratto, capisce che non dobbiamo chiedere, nel senso che come è stato regolamentato? È stato regolamentato in realtà che 75 milioni dovuti andati dal costruire. Sì, è un dovere di Arezzo. Eravamo qui per le panchine. No, ma adesso rispondo volentieri. No, ma non deve cioè, il tema è che il contratto recita in altro modo, però se io sono uguale al contratto, la cosa quadra. No, no,